Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e ben ritrovati sul mio canale. O meglio, oggi potrei dire benvenuti a bordo sulla mia Abarth 595. Le voglio bene, dato della mia macchina, e le vorrò sempre molto bene. Oggi siamo qui su questa macchina per parlare di un accessorio che si spera di non dover mai utilizzare sulle nostre vetture, ma nell'eventualità in cui dovessimo ricorrere a questo, beh, ci permetterà di risparmiare un sacco di tempo, di denaro e soprattutto evitare un sacco di rogne. Stiamo parlando delle dashcam. Nel video di quest'oggi parleremo della mini dashcamera della iTechnology, questa qui. Ma prima di farciò parliamo in generale delle dashcam. Che cosa sono e soprattutto a che cosa servono? Bene, le dashcam non sono nient'altro che delle piccole telecamere, diciamo così delle action camera, che andiamo a installare nella nostra vettura per poter riprendere tutto ciò che noi vediamo nel momento in cui ci mettiamo al volante. Molto importante, quando? Bene, qui nasce la sua utilità e il suo scopo. Ecco, nel caso in cui purtroppo sventurato magari vi fosse un incidente, bene, grazie a quella camera potremmo dimostrare magari che in quel contesto noi avevamo ragione. Per esempio, in un incrocio sono passato col verde e malaugurativamente qualcuno è passato col rosso e sostiene che lui aveva la precedenza, che lui aveva il verde. Bene, grazie al video che avremo conservato nella memoria della nostra dashcam potremo dimostrare che avevamo fortunatamente ragione. Oppure la verità è che l'ho montata sulla mia camera, perché vedendo i video russi dove questi qui hanno sempre le macchine, non so perché tutti hanno queste dashcam sulle proprie vetture e riprendono le cose più incredibili, ecco, non volevo essere anch'io della partita e quindi l'ho installata per quello, non per altri scopi più profondi e più utili, no, solo per riprendere cagate da condividere col mondo. Questo è la vera utilità delle dashcam. Il primo aspetto che mi ha entusiasmato di questa mini dash è la sua forma e la sua facilità di installazione. Difatti in questo momento io mi trovo al posto del guidatore, se guardo di fronte a me io non la vedo, in questo momento per me è come se non ci fosse, perché si può nascondere perfettamente e tranquillamente dietro lo specchietto retrovisore. È fantastico questa cosa, perché una delle cose che voglio e innanzitutto non avere interferenza nel momento in cui guido, quindi nessun oggetto che mi possa dar fastidio, ma soprattutto voglio quasi, diciamo, dimenticarmene, avere lì, sapere che funziona, sta facendo il suo lavoro, ma io non devo far nulla. Ed è questo forse anche l'aspetto più importante, oltre a essere ben studiata, ben strutturata, quindi si nasconde molto bene ed è facile da montare grazie a un adesivo 3M. Poi, nel momento in cui la installo, la vado a montare, vedete anche il cavo, abbiamo in dotazione un cavo micro USB con testa angolata da 90 gradi, un cavo di 3 metri che alla fine si può nascondere con un po' di attenzione molto bene nella propria vettura, e quindi anche quel cavo poi ce ne dimenticheremo. Quello che però stavo dicendo, su cui voglio veramente concentrarmi, è che questa camera, nel momento in cui la installiamo, ce ne possiamo dimenticare, perché quando mi metto al volante non ho bisogno di ogni volta andiamo ad accenderla, bam, partiamo, quando mi sfermo spegniamola, perché un oggetto come questo non lo sopporterei. Io voglio un oggetto di cui, come ho detto, posso dimenticarmi, e penso chiunque non vuole un oggetto che ogni volta devo accenderla, o una batteria di dover ricambiare. Sì, c'è una batteria integrata, ma che ha un'autonomia veramente discreta di pochi minuti, quanto basta per poter magari regolare qualche impostazione comodamente, ma alla fin fine noi la utilizziamo perennemente via cavo. Quello che mi piace di questa dashcam: entro in macchina, chiudo la portiera, si accende, perché quindi io entro in macchina, guido tranquillamente, lei fa il suo lavoro, non mi dà fastidio, e nel caso in cui avessi bisogno di poter ricorrere ai video che ha salvato all'interno della sua memoria, andrò a rimuovere la micro SD e la potrò utilizzare per poter conservare, per poter utilizzare quei video. Ecco, attenzione, fermi tutti, qualcuno avrà sicuramente sentito la parola micro SD, ma ciò significa che ogni settimana io devo svuotare la mia micro SD per poterla rimontare e poter continuare a viaggiare tranquillamente sapendo di essere sicuro? No, tranquilli, non dovete farlo, perché se l'avesse dovuto fare neanche io l'avrei mai montata in macchina, l'avrei già cestinata. No, perché lei continua a registrare in loop, quindi nel momento in cui andrà a esaurire la nostra memoria a disposizione, che può andare da 8 fino a 64 giga, lei ricomincerà sovrascrivendo i file su quelli precedenti. Fantastico. Certo, visto che alla fin fine quei file a noi non ci interessano, io non voglio conservare quei file, io voglio solamente conservare quei file che possono risultare fondamentali, cruciali, magari in caso di incidente. Bene, proprio qui nasce un altro aspetto importante di questa. Il G-Sensor l'abbiamo visto prima, quel sensore, quindi che nel caso in cui vi fossero degli urti, frenate brusche, insomma dei sussulti sulla telecamera, lei andrà a loccare quel file, quindi sarà impossibile sovrascrivere su quel file, così da poterlo conservare. Questa è un'altra figata. State tranquilli, un dosso lo potete prendere, cioè se prendete un dosso, certo, se prendete a 180 la macchina praticamente spaccate le sospensioni, lei ve lo salva. Se prendete un normale dosso, visto che qua è pieno di dossi, non è che conserverete mille file, ci sono veramente dei parametri per cui si conserva, ma soprattutto nel momento in cui poi fate un incidente probabilmente la prenderete subito l'SD e salverete il file di vostra importanza, ecco.
L'ultimo aspetto di cui possiamo parlare è il prezzo. Bene, viene venduta di listino a 39 euro. Oggi che è tra l'altro il lancio, invece c'è una promozione con il codice che trovate in descrizione. Magari io lo lascio lì, magari in futuro potrebbe essere riattivato. La potete portare a casa con soli 26 euro. Alla fine è veramente 20-30 euro, è una spesa minima per un oggetto che durerà per tutta la vita della nostra macchina e per le prossime macchine probabilmente tutta la nostra vita, che potrebbe essere effettivamente utile. Non fondamentale, non essenziale. Io adesso ce l'ho e penso lo atterrò lì, perché alla fine non mi dà fastidio, non devo farci nulla, e se un futuro sventurato mai mi potesse servire, potrò dire grazie, fortuna ce l'avevo. Quindi, se avete qualche soldino da spendere, volete sentirvi, non so, forse più sicuri, non lo so. Come detto, non è un oggetto fondamentale, io forse non l'avrei mai montato se non me l'avessero gentilmente proposta, quindi ringrazio la iTechnology che oggi questo video riesco a farlo anche grazie a loro. Forse non so se l'avrei mai comprata, però averla è anche un aspetto positivo. Tra l'altro avete visto anche nel corso del video qualche ripresa, non l'ho detto, so che sono andato un po', sono stato un po' superficiale, ma molte informazioni le potete anche semplicemente leggere. Quindi registra 720p o 1080p a 30 frame, e cosa anche importante è regista anche l'audio, perché è importante avere anche l'audio. Non so dire se effettivamente ci sia nulla di meglio, perché io non ne ho mai avuta una e questa è la mia prima, ma per essere la prima sono soddisfatto, soprattutto per un aspetto che ripeto ancora un'ultima volta, è come se non ci fosse, che è la cosa migliore, ma so che c'è e potrebbe essere utile. Questo è tutto, sono Ligos90, se vi fosse piaciuto questo video lasciate un pollicino in su, qua sotto vi lascio tutti i link utili per poter accedere alla dashcam e vedere qualche informazione in più. Niente, ci becchiamo su questo canale con i prossimi video. Eh sì! Va bene ragazzi, questo è tutto, quindi ci vediamo su questo canale con i prossimi video. Sì, su questa qui devo portarlo, sarebbe un crimine non offrirvi un po' di video sulla... su questa, sulla Abarth 595. E niente, per non perdervi chiaramente iscrivetevi. Un saluto e alla prossima, ciao ragazzi!